Certamente noi faremo di tutto perché il governo possa fare il massimo. Sosteniamo convintamente il governo Draghi, siamo convinti che ci sia stato un vero primo cambio di passo. Ora bisogna continuare a lavorare in questa direzione per aiutare tutte quelle persone in Italia che soffrono sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico. Quindi cercheremo di presentare emendamenti per incrementare le risposte positive da dare a un mondo che aspetta risposte e che sta vivendo un momento di grande difficoltà. Quindi ci impegneremo fortemente per migliorare il decreto sostegni e la nostra idea è quella di chiedere un primo scostamento di bilancio di 20 miliardi subito e poi ogni mese chiedere uno scostamento di 20 miliardi finché non finirà la pandemia, in modo da poter avere disponibilità finanziarie da immettere sul mercato e attraverso l'Agenzia delle Entrate far arrivare direttamente i soldi ai cittadini che ne hanno fatto richiesta.